Ben ritrovati per un nuovo appuntamento con l'informazione di Teletruria. Cominciamo questa edizione dalla cronaca e torniamo sulla maxi inchiesta che ha portato all'arresto dei vertici dell'ex Agorà. Una situazione che sta suscitando allarme per il lavoro e per i degenti delle strutture interessate. Vediamo. Tre arresti, quelli che hanno colpito i vertici dell'ex cooperativa Agorà e sei denunce. Un'inchiesta, quella firmata dalla Guardia di Finanza di Arezzo e coordinata dal procuratore Roberto Rossi, destinata a raggiungere anche livelli diversi. Intanto c'è da stabilire come sia stata possibile una maxi evasione da 26 milioni di euro. Poi, particolare non da poco, successivamente agli interrogatori di garanzia, capire se ci saranno ripercussioni per gli 800 dipendenti e per i degenti delle strutture, per lo più anziani o persone con patologie particolari, gestite dalla cooperativa. L'accusa per tutti è di associazione a delinquere finalizzata all'evasione fiscale e altri reati contro la pubblica amministrazione. E la preoccupazione sul mondo del lavoro arriva anche dalla CGIL. Siamo preoccupati per questo duro colpo al sistema cooperativo della nostra provincia. Nonostante le numerose vertenze che in questi anni ci hanno visti contrapposti ad Agorà, si legge in una nota, questo non è il momento dei giudizi. Sarà compito della magistratura accertare i fatti e determinare la verità. Quello che adesso ci preme è stare vicini ai lavoratori disorientati per quello che sta succedendo. Chiediamo pertanto, nel pieno ruolo della CGIL, non solo della singola categoria funzione pubblica, che il sistema istituzionale apra immediatamente un confronto serio per dare garanzie occupazionali. Passiamo adesso al report del Covid della provincia di Arezzo. Sono 14 i casi registrati nell'ultimo bollettino dell'ASL Toscana Sud-Est a fronte di 681 tamponi. Il medesimo numero di positivi, e questa è una curiosità, 14 anche nella provincia di Siena, 14 anche nella provincia di Grosseto. Numeri che rimangono bassi, anche se si nota una piccola risalita rispetto agli 8 casi in provincia di Arezzo dell'altro report. Tra i comuni aretini, 3 nuovi contagi nel capoluogo, 3 a Sansepolcro, 2 a Subbiano, sempre ridotta la presenza dei ricoveri al San Donato, 15 persone in bolla Covid, 9 in terapia intensiva. In provincia di Arezzo sono 24 i guariti e non si registrano decessi. Portale dei vaccini più facile per cambiare la prenotazione a partire dalla prossima settimana, via alle prenotazioni per i maturandi e intanto il virus rallenta, si attende il 7 giugno per lo spostamento del coprifuoco a mezzanotte e l'inizio di settembre per la cosiddetta immunità di gregge. Vediamo. Dalla prossima settimana nel portale della Regione per i vaccini anti-Covid sarà inserita la modalità modifica che permetterà di cancellare la vecchia e fare in contemporanea la nuova prenotazione. Un sistema, oltre quello del last minute, che consentirà di diminuire eventuali vuoti di appuntamenti dal momento che nelle intenzioni della Regione c'è quella che le persone controlleranno più spesso il portale per anticipare la vaccinazione stessa. Insomma, non c'è più il rischio che tentando l'azzardo di anticipare il vaccino si resti a bocca asciutta nel trovare già piena la seduta, avendo cancellato già la prenotazione. Intanto da oggi il portale è aperto per le prenotazioni dei maturandi che riceveranno la dose tra il 7 e il 13 giugno, 3 giorni prima dell'esame. Sempre oggi si conclude la finestra dei trentenni, mentre da lunedì avanti con gli over 16 fino ai 29 anni. Per quanto riguarda le infezioni da Covid, ora a contrarre la malattia sono soprattutto i giovani. Dagli ultimi dati dell'IS, 1 su 4 a meno di 18 anni. Varianti e giovani sono il tallone di Achille anche pensando all'autunno. L'inglese non supera la barriera vaccinale, la variante brasiliana invece dà più problemi. Forse, spiegano gli infettivologi, non si dovrebbe aspettare troppo tra una dose e l'altra. Eppure l'Italia in bianco, prevista da qui al 21 giugno, vede la fine del tunnel con le proiezioni sulle vaccinazioni, l'agognata immunità di gregge che dovrebbe essere raggiunta entro il 10 settembre. Il problema vero, spiega anche il DG dell'ASL Toscana Sud-Est Antonio D'Urso, sono semmai gli italiani della fascia 60-69 anni, ancora fuori dal radar della campagna vaccinale, per i quali sono state messe in campo una serie di iniziative, Open Day con Pfizer in tutta l'ASL Toscana Sud-Est. Un altro stratagemma sarà coinvolgere i medici di famiglia per contattare e convincere i più restii.
A causa di un disguido c'era la possibilità di prenotarsi per la mattinata di oggi a Montevarchi per il vaccino. Stamani il personale era presente al centro vaccinale per spiegare alle persone che si sono presentate che avrebbero dovuto ripresentarsi lunedì mattina a Loro Ciuffenna. Ai vaccinandi è stato inviato anche un SMS che ha notificato lo spostamento del luogo di vaccinazione. Cambiamo argomento, è stata una festa dell'arma molto intima dal momento che le difficoltà legate alla pandemia non sono ancora del tutto superate, ma anche l'occasione per fare il punto su quanto fatto in un anno molto duro. Ricorre oggi il 207° annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Anche quest'anno le misure di contenimento della pandemia non hanno consentito di celebrare l'evento con la solennità del passato, ma si è preferita una cerimonia simbolica svolta all'interno della caserma di Arezzo, a cui ha partecipato il prefetto di Arezzo Maddalena De Luca. L'occasione è stata anche quella giusta per fare il punto sull'attività dal 5 giugno dello scorso anno al 2 giugno del 2021, sicuramente un periodo reso ancora più difficile e impegnativo dalla pandemia. Le richieste pervenute sul numero di pronto intervento 112 sono state 44.382. L'attività preventiva, il totale dei servizi preventivi, pattuglie e perlustrazioni 23.463, 105.749 i veicoli controllati e 136.646 le persone identificate. Per quanto riguarda i reati perseguiti, sono stati 6.273, 79,1% del totale, 244 le persone arrestate, 2.891 quelle denunciate. Un capitolo importante, quello della violenza di genere. I reati scoperti sono stati 12 e 12 le persone denunciate. Per le truffe e frodi informatiche, altro tipo di reato in forte aumento, soprattutto nei periodi di lockdown, i reati scoperti sono stati 8, le denunce 5. L'attività dei carabinieri prosegue sempre con la missione di stare vicino al territorio e vicini alla gente. Un sabato all'insegna di due gravi incidenti, il primo nel comune di Sestino, dove un 23enne ha perso il controllo della sua moto riportando vari traumi nella caduta. Il ragazzo è stato trasferito con il Pegaso alle Scott di Siena. Poco prima delle 17 nei pressi di San Piero in Frassino in Casentino invece una vettura con due persone a bordo è finita in una scarpata. Numerosi i mezzi di soccorso, due anziani sono stati trasferiti in codice rosso a Careggio. Sempre con il Pegaso ed è intervenuto anche l'elisoccorso Drago dei Vigili del Fuoco. Due ventenni sono stati aggrediti in centro da quattro giovani, poi rintracciati dalla Polizia Municipale, dalla Questura e poi anche denunciati. Uno di loro era minorenne. Un'altra aggressione in centro. Tutto è iniziato intorno alle 23:20 quando una pattuglia della Polizia Municipale durante il servizio di controllo del territorio, mentre si trovava a passare per Corso Italia, è stata fermata da alcuni passanti, i quali hanno informato gli agenti che due persone erano state poco prima aggredite. Le persone, entrambi di nazionalità italiana, sono state soccorse dal personale del 118 e trasportate al San Donato di Arezzo per le cure. Sul posto la pattuglia chiedeva l'intervento di altro personale e sono arrivate anche due volanti della Questura di Arezzo. Le ricerche di lì a poco hanno portato ad identificare gli aggressori. Quattro giovani stranieri, tre maggiorenni ed un minorenne in età compresa tra i 16 e i 24 anni. Durante l'attività il minorenne ha fornito anche false generalità. Il giovane è stato affidato ad un centro di accoglienza in provincia di Grosseto. Si era infatti allontanato proprio da lì il giorno prima per arrivare ad Arezzo. Tutti gli aggressori sono stati denunciati per lesioni aggravate. Per il minore a tale accusa si è aggiunto quella di aver fornito false generalità. Noi invece torniamo a parlare di uno dei due incendi industriali che hanno sconvolto il Val d'Arno. La relazione dei Vigili del Fuoco ha fatto definitiva chiarezza sull'incendio del 1° aprile che distrusse la Valentino Sciusa Levane. Non fu un atto doloso. Sentiamo.
Non fu un atto doloso, tantomeno un attentato, l'incendio del 1° aprile scorso che distrusse gran parte della struttura produttiva della Valentino Shoes nell'impianto di via Valiani a Levane. Se da una parte si può fare un sospirone davanti alle ipotesi che erano emerse, vista la stranezza della dinamica e soprattutto quello che accadde 7 giorni dopo nella fabbrica attigua, dall'altra aumenta il rammarico per il grave errore che è stato commesso. L'ipotesi della disattenzione sembrava inverosimile, invece il fuoco è scaturito dai sacchi dei residui della raspatura che dovevano essere collocati in un apposito contenitore che invece restarono all'aperto. Questo generò in maniera progressiva l'evolversi delle fiamme che, raggiungendo materiale facilmente infiammabile, ha prodotto il disastro che è ancora davanti agli occhi di tutti. L'anticipazione è stata pubblicata dal Corriere di Arezzo stamani e trova la conferma nelle prime ipotesi che già la magistratura inquirente aveva evidenziato 3 settimane dopo l'incendio a seguito delle prime relazioni dei vigili del fuoco. Adesso la palla tornerà al procuratore Dioni, che dovrà decidere se ci saranno gli estremi della responsabilità colposa. 2 persone di nazionalità cinese sono state fermate in A1 per possesso di droga dalla polizia stradale. Un altro caso di droga in autosuole, questa volta una pattuglia della stradale di Arezzo, Battifolle, ha arrestato 2 persone di nazionalità cinese trovate in possesso di circa 230 grammi di anfetamine. I 2 avevano un regolare permesso di soggiorno e provenivano dalla provincia di Milano. La loro vettura è stata bloccata in autostrada all'altezza di Lucignano e a seguito dell'atteggiamento sospettoso dei 2 la polizia li ha perquisiti. I 2, nel tentativo di sottrarsi al controllo di una delle loro borse, hanno maggiormente insospettito gli agenti che, controllando il vano interno del borsone, hanno rinvenuto una busta trasparente contenente una polvere grigiastra che al narcotest è risultata essere anfetamina. In totale i 2 detenevano 230 grammi di stupefacente che gli ha valso l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Adesso si trovano presso la casa circondariale di Sollicciano. Parliamo adesso della fiera dell'antiquariato di Arezzo che traina la ripartenza ma rimane al Prato. L'associazione degli espositori insieme ad alcuni commercianti chiede il ritorno della manifestazione nella sede storica. C'è anche chi non vuole il cambio di location. Allora ascoltiamo insieme. Quello del primo fine settimana di giugno è il weekend all'insegna della ripartenza, così almeno è stato etichettato, con l'auspicio di un ritorno di turismo, comunque un movimento di persone, anche per quanto riguarda la fiera dell'antiquariato che è il traino di questa ripartenza. La sua location ancora per l'edizione di giugno è il Prato. E proprio la location del Prato è stata al centro di alcune polemiche nei giorni passati con il lancio di un'iniziativa, una raccolta firme che è stata proposta dall'Associazione degli Espositori in collaborazione con alcuni commercianti per chiedere che la fiera torni nella sua sede tradizionale. Noi dell'Associazione Vasari siamo stati sempre contrari a fare degli spostamenti, perché creando degli spostamenti si creano anche dei disagi e dei problemi agli espositori. A sua volta noi vogliamo che la fiera ritorni nel centro storico come era prima del Covid. Ritengo che la fiera vada fatta nel luogo in cui è nata. Quindi io sono propenso a ritornare dove viene fatta abitualmente. Io sono favorevole a tornare in centro senza che però ci spostino quasi la metà dei banchi. Questa è l'idea di buona parte degli espositori. Quindi il Prato è bello e tutto, però la fiera è in centro. Però in centro come prima, non spezzettata, con piazze che interrompono il flusso e tutto quanto. Ma ci sono anche alcuni espositori che sono favorevoli al Prato come location per ospitare la fiera. Sì, a me piace il Prato perché almeno ci confrontiamo tutti quanti. Preferirei che restasse qui almeno fino a settembre. Perché l'importante è che si fa la fiera, poi dopo se anche in centro storico ben venga. Prematuro dal punto di vista sanitario, io aspetterei settembre. Polemica il sottosegretario Tiziana Nisini su una delibera adottata dalla Regione Toscana per quanto riguarda l'assegnazione delle case popolari. Vediamo i dettagli.
Non si dimentica dei temi che ha affrontato da quando ha deciso di mettersi in politica. Ad Arezzo ha svolto il ruolo di assessore alla casa e la tematica pone sempre delle criticità che spesso non trovano soluzioni condivise. Le recenti scelte della giunta regionale in materia hanno visto Tiziana Nisini, battagliere esponente del Carroccio, di parere nettamente contrario. L'aver tolto i 5 anni di residenza per l'assegnazione dell'alloggio popolare, secondo l'attuale sottosegretario al lavoro, è un grave errore non solo politico. Io sono molto rammaricata con la regione toscana per i toscani. La legge regionale è stata oggetto di modifica e sono stati tolti 5 anni di residenza, di attività lavorativa nel comune, e dà la possibilità quindi a tutti di accedere ai bandi, anche a chi arriva domani. Quindi la residenza nel territorio, la presenza nel territorio degli anni viene a mancare. E questo è inaccettabile. Noi, l'esempio è proprio ad Arezzo con la giunta di cui ho fatto parte fino a qualche mese fa. Noi avevamo fatto dei bandi dando delle priorità, la priorità in questo caso agli aretini, mettendo gli anni di residenza e mettendoli in cima alle graduatorie. Questo purtroppo non potrà più avvenire per colpa di una regione toscana che non si sa per quale motivo abbia tolto da un giorno con gli altri 5 anni di residenza. Quello che vorrei dire è che noi col nostro bando non abbiamo escluso nessuno, ci siamo dati delle priorità, le abbiamo date a chi ha sempre pagato le tasse e in questo momento è in difficoltà, soprattutto dopo un anno in cui le famiglie italiane sono più povere e vivono una grande sofferenza, una grande difficoltà, ecco che arriva nuovamente una nuova bastonata dalla giunta Giani. Fino a domani il Salone d'Onore del Palazzo della provincia di Arezzo ospita il mercatino della Croce Rossa. Tante cose, dagli abiti ai gioielli alle scarpe, il ricavato servirà per finanziare le iniziative sociali dei promotori. Michela Sacchetti, volontaria della Croce Rossa, ci spiega il motivo di questo bel mercatino nell'atrio d'onore del Palazzo della provincia. Sì, è un mercatino di beneficenza che la Croce Rossa fa, diciamo, periodicamente, e niente, vendiamo indumenti, anche oggettistica, è tutta roba nuova per il momento, giustamente, e i proventi poi vengono impiegati per chiaramente le cose di cui c'è più bisogno al momento, insomma. Comunque sì, è tutta beneficenza. Certo, e poi voi della Croce Rossa reimpiegate sempre le vostre risorse per progetti legati al vostro impegno sociale. Quindi ecco, questo mercatino si svolge qui nel lato della provincia, ha una scadenza, ci sarà anche domani per tutto il weekend? Sì, il mercatino ci sarà stasera fino verso le 6, 6 e mezzo, e poi anche domani stesso orario. Vi hanno dato una mano delle aziende per trovare abiti, oggettistica varia? Sì, ci sono svariate aziende che via via ci forniscono oggetti, vestiti da poter vendere. Quando non siete sull'ambulanza siete a fare beneficenza? Sempre. Fisioterapia, logopedia e psicologia con esperienza in riabilitazione sono questi 3 albi interni che la CRT ha deciso di istituire per le prestazioni erogate dalla clinica. Per iscriversi a questi elenchi i professionisti devono presentare la domanda con l'autocertificazione dei requisiti che sono presenti nel sito aziendale www.crtspa.it. Tra i titoli di accesso la laurea in una delle 3 specializzazioni e l'iscrizione agli specifici ordini professionali. La domanda dovrà essere inviata esclusivamente all'indirizzo PEC crtspa@legalmail.it. Cambiamo argomento. Tanta gente alla presentazione del libro dedicato all'omicidio dell'ambasciatore Attanasio, scritto dal collega Matteo Giusti e presentato dal direttore di Teletruria Luca Caneschi. È il primo volume in Italia che affronta la drammatica vicenda. Nei giardini pensili della provincia, Matteo Giusti presenta il suo libro Omicidio di un ambasciatore, l'omicidio Attanasio, il primo libro scritto sulla vicenda che ha tenuto banco in questi ultimi mesi. Matteo, tu sei un esperto, ormai vieni chiamato dappertutto e sei riuscito anche velocemente a tratteggiare un omicidio che è veramente difficile da comprendere se non si conosce quelle zone, quelle dinamiche dell'Africa nera. Sì, hai detto bene, ho cercato di tratteggiare il più velocemente possibile
possibile quello che era successo il 22 febbraio, è un vero e proprio instant book, perché ho cercato di mettere insieme testimonianze, la ricostruzione dei fatti e cercare di capire cosa ci potesse essere dietro. Ci sono varie teorie su cosa possa essere accaduto quella mattina sulla strada tra Gomma. Sicura, fra virgolette. Io un colpevole, fra virgolette, cara Maddalena, ce l'avrei, nel senso che chi ha considerato quella strada sicura, dove non necessitava una scorta armata, con un documento scritto che nel libro viene riportato, secondo me è il primo dei colpevoli. Il fatto è che anche Attanasio era un personaggio che si muoveva liberamente, amava quei luoghi, probabilmente non voleva neanche essere protetto molto. Era il suo pregio e il suo difetto. Lui aveva una istituzionalità innata, ma aveva anche questa libertà, questa leggerezza con cui si proponeva agli altri. Questo forse gli ha fatto saltare qualche protocollo che avrebbe potuto essere fondamentale per la sua vita. Cosa ne pensi dei 3 arresti che sono stati fatti proprio per l'omicidio di Attanasio in questi giorni? Allora, questa è una fake news del presidente Tshisekedi, che per farsi bello al summit di Parigi organizzato da Macron ha raccontato in un'intervista ad Africa News che c'erano degli arresti. Le mie fonti, fra cui un magistrato militare congolese, mi hanno detto che gli arresti sono stati fatti nei mesi scorsi. Sempre da fonti attendibili mi dicono che stanno facendo di tutto per insabbiare la pista congolese. Adesso andiamo a Cortona, aperta al pubblico presso il MAEC la mostra dedicata all'illuminazione degli Etruschi. All'inaugurazione era presente anche il direttore del Museo Archeologico di Napoli, Paolo Giulierini, che è anche un cortonese doc. Aperta ai visitatori la mostra Luci dalle tenebre, dai lumi degli Etruschi ai bagliori di Pompei, che trova spazio al MAEC di Cortona e che resterà aperta fino al 12 settembre. La preapertura con inaugurazione nella giornata di venerdì. Già dal primo impatto, appena siamo entrati, abbiamo visto l'importanza, ma anche e soprattutto per come è collocata, quindi la visibilità e quant'altro, l'importanza degli oggetti esposti, quindi siamo molto entusiasti e orgogliosi di essere al centro della cultura italiana. Una grossa mano l'ha data anche Paolo Giulierini, che da cortonese dirige il Museo Archeologico di Napoli. La mostra è il secondo episodio di grande collaborazione tra il MAN di Napoli e il MAEC di Cortona. 2 anni fa portammo la splendida statua di Alessandro Magno a cavallo, oggi abbiamo portato l'Efebo da Pompei. Insomma, è chiaro che la pandemia descrive un nuovo scenario in cui la rete tra grandi istituzioni è l'unica possibile risposta alla crisi della cultura. Adesso parliamo di un colpo al postamat di Lippiano. I banditi hanno rubato 2 furgoni da un'azienda di Selci, l'altro in uno stabilimento a Pistrino, di cui si sono diretti a Lippiano. In piena notte hanno agganciato il postamat alle catene dei furgoni, sradicandolo e portandolo via con i soldi contenuti all'interno. Lo sportello delle poste era stato ricaricato venerdì, per questo si sospetta che il bottino possa girarsi attorno ai 20.000 euro. Un colpo studiato nei minimi dettagli. Uno dei furgoni è stato poi abbandonato a Monterchi. Indagano sul fatto i carabinieri. Un colpo simile era avvenuto a Mercatale di Cortona, stesse modalità e stesso scenario. Parliamo invece del Cammino di Dante in Casentino, partito da Firenze, ha fatto tappa a Subbiano per 2 giorni per consentire ai camminatori di visitare anche la città di Arezzo in occasione della fiera. Il Cammino di Dante in Casentino, partito da Firenze il 22 di maggio, guidato da Riccardo Starnotti, fa tappa a Subbiano per 2 giorni per visitare il paese e la città di Arezzo, proseguendo poi per raggiungere il Castello di Poppi come meta del cammino il 9 di giugno. E stiamo toccando tutti i paesini presenti in Casentino e anche nel versante fiorentino e aretino presenti nella commedia. Quello che 7 anni fa sembrava un azzardo, sembrava un qualcosa che, sì, magari visto era nel 2015, 750 anni della nascita di Dante, qualcosa del momento. Invece in questi 7 anni abbiamo fatto sensibilizzazione, abbiamo conosciuto le amministrazioni, le strutture, siamo andati con coloro che vivono nei percorsi e poterlo fare in quest'anno, dopo quello che è successo e per i 700 anni della morte di Dante, è un concretizzarsi di un qualcosa che, ripeto, prima sembrava un sogno, è diventato un progetto, è diventato una
promozione e ora si sta concretizzando, tant'è che per il 2022 abbiamo previsto un'uscita sulle Terre di Mezzo con il cammino di Dante in Casentino per poi essere realmente a sistema con le amministrazioni, con le strutture 2023, che sono 650 anni dalla prima lettura d'Antes di Boccaccio, sempre a Firenze. Quindi siamo molto contenti che questa cosa stia prendendo finalmente il volo. Noi siamo orgogliosi di far parte di queste iniziative, di questi percorsi che attraversano il nostro territorio. Probabilmente un territorio di passaggio, però ecco, la storia che si è svolta intorno a noi, chiaramente siamo orgogliosi di promuoverla in ogni modo. Quindi anche questo è un'occasione assolutamente favorevole per Subiano, sia dal punto di vista culturale, sia dal punto di vista turistico e naturalistico. Il percorso del Gigante Bianco Sinalunga inaugura un nuovo progetto per il turismo innovativo che mette al centro l'eccellenza del territorio. È stato presentato questa mattina il portale valdichianavalley.eu. Si tratta di un tassello importante nel grande mosaico di promozione dell'intera Valdichiana, sia senese che aretina. Un progetto che si pone di promuovere questo territorio partendo dall'eccellenza della razza chianina, e lo strumento principale per promuoverla in questo caso è il turismo lento, quindi la bicicletta o il trekking, quindi con la presentazione di percorsi che attraversano questo territorio, attraversano le aziende di allevamento, arrivano agli agriturismi, arrivano alle strutture ricettive che poi dove si consuma il prodotto vero e proprio, quindi uno strumento veramente importante per la promozione di questa valle. Il comune di Sinalunga è il capofila in questo progetto, ma sono veramente tanti gli altri comuni, associazioni, enti che hanno aderito. Il progetto è partito qualche anno fa su intuizione di un'associazione locale che si prefiggeva di promuovere proprio questa razza, che è gli Amici della Chianina. Ci hanno lavorato e ci hanno portato questo prodotto che veramente da oggi è un punto di partenza. La Valle del Gigante Bianco da tanti anni lavora a questo progetto che finalmente da oggi è realtà. Per noi questo era il valore, questo valore storico della zona di origine che guarda caso è riuscito a mettere insieme tutti i comuni della Valdichiana, e con il percorso del Gigante Bianco è un modo proprio per avere uno strumento che possa permettere ai visitatori di questo territorio di poterlo veramente godere al massimo. Concludiamo questa prima parte del nostro TG con gli appuntamenti. Subito dopo il TG Sport 9:10, la serata proseguirà con Odeon a cura di Stefanella Baglioni e Fabrizio Radicchi. Grazie a tutti voi per l'attenzione, un buon proseguimento su Teletruria.